là c'è tipo una specie di camino, no? Beh, tipo una stalla. Due bruciavano gli elettrici. Quando di qua c'è la scala. Cioè, ma scriviamo pure. Ah, qui c'è il salone quello bello bello. Wow. Wow, ragazzi. Bellissimo. È uno dei saloni più belli nell'Urbex italiano. Bello bello ragazzi, guardate qua che affreschi. Questa è l'altra stanza. Vuota. Qua. Altra stanza vuota. Mi trovo già all'interno di un luogo abbandonato. Siamo in un palazzo nobiliare molto antico chiamato Palazzo Torti. Non sono da solo perché sono in compagnia di Edoardo e di un altro ragazzo che anche lui pratica urbex e paranormale. Come vedete sono all'interno di questo meraviglioso salone, poco da dire che è veramente favoloso. Favoloso, gli affreschi sono rimasti veramente intatti. Bello bello. E adesso vediamo un po' com'è il resto della struttura e magari facciamo qualche piccola sessione, qualche piccola sessione di indagine. Questo è quello che offre questo palazzo. Guardate qua tutti gli affreschi, ragazzi, molto molto belli, tenuti anche dall'altro discretamente. Wow. Mi chiamo Francesco Mascioli e sono un esploratore del paranormale. Nel lontano 2018 do vita al TPE, un gruppo di investigatori del paranormale, il quale il nostro scopo è di catturare strani fenomeni inspiegabili. Guarda, sono le ragazze! Spinto da questa grande passione, giro per tutta Italia, alla ricerca di luoghi abbandonati e infestati, su cui svolgere indagini paranormali. Sono qui! Che cosa c'è dopo la morte? Per scoprirlo venite con me. Allora ragazzi, continuiamo l'esplorazione e vediamo cosa c'è di là. C'è niente di che è di là? Esti. E anche altre stanze belle ci sono. Okay, io guardo un po' il giro com'è. Bella questa, cavolo. Guardate anche questo, ragazzi. Guardate qua. Questa è vuota. È un po' un vuoto. Qui c'erano gli affreschi ma l'hanno tappati palesemente. Si intravedono, vedete? Guardate qua. Si intravedono. Noi siamo all'interno di questo palazzo. Guardate. Continuiamo un attimo il giro, ragazzi. Qui c'è il bagno. Vediamo un po'. Mi ha messo male. Merita qua? C'è qualcosa? Ma adesso lo stiamo un po' a sbigliare qua. Bisbigliare? Ma sai cosa?
Sempre così, nel terzo piano. Però non l'ho detto perché stavo muovendo la videocamera. Poi dove poteva... Ho sentito adesso qualcosa? Qualcosa così, qua. Di lì? L'hai sentito? No. Ha qualcosa... Di chi è adesso? Tu? Da su. Io sento qua gli svegli. C'è qualcuno qua? Non è che sia qualcuno che vuole farsi sentire da tutti. Oh, ma non lo sentite? Minchia, ancora! Siete tipo così, tipo... La Madonna, guarda, senti solo tu. Così le soft, leggero. Ma dove? Oh, lo sento, tipo qui. Cazzo, l'ho sentito palese adesso. Adesso l'ho sentito. L'ho sentito anch'io quello. Io ero girato, ma l'ho sentito c'è da lì. C'è qualcosa che voci... Cioè, hai capito questa cosa? Sì, sì, io l'ho sentito adesso palese. Sì, ci sono anch'io. Qualcuno c'è... Quando ha detto che io qua la tachicardia, io qua mal di testa, ho affitto. Ero girato di qua, ero girato di qua. Sì, 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 sì. Tipo così, di qua o di là. Sì, questi. Sì. Questi rumori si sentono. C'è qualcuno qua? Sta prendendo energia comunque, ve lo dico. Io mal di testa, ho le finte. Voi niente, state bene? Sì, per ora sì. No, prendono le... Da ora sto prendendo. Vi fate sentire? No. Si è sentito un... Sì, per la moto. Un camion o qualcosa, sì. Ok. Forte. Ti gira la testa? Quando sono entrato mi è arrivato. C'è qualcuno? Ti fai sentire? Molto tranquillo come il luogo. Non so se te l'hai visto questo posto, già visto? Sì, quella volta sono stato qua, non mi aveva dato nessuna sensazione. Una mia amica che è venuta qua ha registrato un urlo, sì. E si vede sull'inquadratura un'ombra che passa. Ah, ok. Sì, l'ombra l'ho vista che c'era l'urlo anche. Sì, c'era l'urlo. Ok, no, prima non so. Mi sono focalizzato sul papiro. Allora, l'ombra si vede come? Edo! Ha detto ora? Ha detto ora Edo! No! Vedi? Io ho le cuore dietro di sono a dietro, prego. Grazie. Un po', non so toccare. Più di così, lo scansionato, non ci sento le parole. C'è qualcuno qua? No. Sicuramente. Io come sono qui, ho capito. Appena subito dopo che l'ha chiesto. In quanti siete? Scusa. Sì. No. Come ti chiami? Qual è il tuo nome? Presentati. Vuoi dirci il tuo nome, per favore? Mi avete chiamato prima? Sì. No, sì. Perché? Cosa volete da me? Vai. Vattene, paura? No, potete ripetere? Non ho capito. Rumore? Si è spostato qualcosa. Dobbiamo vedere se è andato per giù quel culo. Sì, sì, sì. Poi giù, sei qui. Può essere che sia un altro culo. Ma c'è qualcuno? C'è qualcuno lì? Io non direi cosa. Minchia, un rumore adesso. Ma è strano.
Chiedi... Minchia? Ho sentito una voce dalla spirito, tipo gente, c'è gente nella voce. Sì. Dove siete? Qui? Qui? Qui. C'è una stanza, c'è una stanza in particolare dove siete più comodi per comunicare? Dietro. No. Non ho capito, però sembra abbia risposto. Ti prego, hai paura. Ti prego, hai paura. Io non ho paura di te. È successo qualcosa di brutto in questo luogo? No. Anch'io che te l'ho detto. Madonna, ho sentito giù. Dove ci stavamo preparando prima, lì l'ho sentita io. Dobbiamo salire, sì o no? C'è qualche dama qui, in questo luogo? Io. Sei una contessa, chi sei? Ho un fischio qua. Sì, fischio, questo è il soldo. Adesso tipo. Non da là. Non da là. No. C'è qualcuno? Come ti chiami? Andrea? Sì. Dove sei esattamente in questo momento? In quale parte della struttura? Sapete come mi chiamo? Qual è il mio nome? Oh.
chiudo, grazie per aver parlato con me. Allora, concludo qua la sessione perché siamo di fretta, sono di fretta perché tra poco più di un'ora e mezza ho il treno per tornare a casa. Sono stato da Edoardo appunto 2 giorni e come avete visto i video insieme a lui. E niente, oggi è stata un po' un'improvvisazione venire qui perché dovevamo vedere altri posti, sono andati male, erano chiusi e quindi abbiamo dovuto un po' improvvisare la giornata. Siamo stati qua molto velocemente per vedere questo palazzo, questa villa nobiliare, che comunque sia è affascinante perché come avete visto questa stanza credo che sia una delle più belle che abbia mai visto, proprio perché questa stanza è l'urbex italiano vera e propria. Che dire ragazzi, io da Palazzo Torte vi saluto, lasciate un bel mi piace a questo video, un bel commento e noi ragazzi ci vediamo come sempre alla prossima avventura.